Un sincero saluto ai liberi ricercatori e alle libere ricercatrici, con l'augurio che passiate momenti sereni, in piena salute ed in armonia con le anime che vi circondano e che vi vogliono bene. Video dedicato agli appassionati dei voli transcontinentali che ancora credono e scrivono di volare sopra il Polo Nord. Spesso vi ho detto di non credere a nulla di quello che vi fanno vedere, ma oggi aggiungo anche: non credete a nulla di quello che scrivono. Ci sono parecchi video che ho pubblicato dove affermo che volando sopra il Polo Nord si smantella il modello del globo, come ad esempio il volo Air India dimostra semplicemente la terra piatta, nel quale affermano di volare sopra il Polo Nord, ma nessuno assolutamente vola sopra il Polo Nord. Con questo Air India hanno volato da Bangalore a San Francisco, ma se andiamo a vedere The Great Circle Map, lo faccio praticamente in diretta, andiamo ad inserire la SIG dell'aeroporto di Bangalore e poi quella di San Francisco ed ecco dove passano. Vi sembra che passino sopra il Polo Nord? Rimane sempre fuori dalle rotte questo triangolino che poi andiamo a vedere. Precedentemente avevo inserito rotte come questa, dove scrivono: ho sorvolato direttamente il Polo Nord su una rotta da Atlanta a Pechino. E osservate che bella foto mostra la compagnia aerea. Peccato che la rotta è questa. Non passa assolutamente sopra il Polo Nord, come tutte le altre rotte che state vedendo. Sono praticamente le rotte di voli transcontinentali che passano sopra il Polo Nord, dicono, scrivono. Questo argomento è già stato trattato nel video Polo Nord nascosto 2, dove con un bel programma, inserendo tutte le rotte aeree, rimane sempre fuori questo bel triangolino. L'ho disegnato, riferendomi al triangolo di The Great Circle Map e il video del Polo Nord nascosto 2, ed ottengo il perimetro che vedete del triangolo con Google Maps di oltre 7000 km ed un'area di, attenzione, oltre 2 milioni di chilometri quadrati. Quel triangolino lì è di oltre 2 milioni di chilometri quadrati. Quanto è grande l'Italia? Solo 301.000 chilometri quadrati. E quanto è grande l'Europa? 10 milioni e mezzo di chilometri quadrati. In questo triangolino ci stanno ben Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Grecia. Saluti.